Buonasera a tutti, benvenuti in un capitolo speciale per Patreon sulla famiglia Schwarzenberg. La famiglia Schwarzenberg è una famiglia nobile austriaca al servizio della casa di Asburgo, di origine dalla Baviera. Nel secolo 1800 il cardinale Friedrich Schwarzenberg strinse contatti con politica, esercito e governo. Nello scudo della famiglia possiamo notare un corvo mangiando una testa indigena decapitata. Il principe Karel Schwarzenberg, l'attuale capo della famiglia, è membro del Parlamento ceco, è membro dell'Ordine del Vello d'Oro degli Asburgo. Fa parte di una famiglia cattolico-romana. Furono famiglie austriache come gli Schwarzenberg a decidere e a creare il movimento nazista. Hitler era austriaco. Gustav Schwarzenegger era un nazista austriaco, padre di Arnold Schwarzenegger. Arnold è parente della famiglia Schwarzenberg. Solo per questo motivo si è convertito rapidamente in un famosissimo culturista, famosissimo attore, politico, governatore della California. Le SS nazi si rifacevano alla Skull and Bones. Adesso possiamo intravedere in alcune foto Arnold assieme a Michael Bloomberg, per esempio, nella rivista Times, che sfoggia felicemente il suo simboletto della Skull and Bones. Steven Schwarzman, azionista statunitense e CEO e cofondatore di Blackstone Group, membro di Skull and Bones, è anche capo del consiglio e assessore di Donald Trump. La parola tedesca per identificare il colore nero è Schwarz. Blackstone ha finanziato ed è legata alla BlackRock azioni, che sono il succo di un comunismo corporativo, Leon Black, il cui valore è quasi 7.000 milioni di dollari, è fondatore e CEO di Apollo Global Management, che amministra più di 240.000 milioni di dollari in attivi. Tony Ressler, suo cognato, è cofondatore e ha studiato nelle università gesuite più prestigiose. Leon Black è di origini polacche. Gli Schwarzenberg governarono la Boemia, che oggi comprende parte dell'attuale Polonia. George Soros, con suo originale cognome Schwarz, vale poco più di 25.000 milioni di dollari. È di origini di Budapest, di Ungheria, che è un territorio governato dalla famiglia degli Habsburgo, con gli Schwarzenberg. Soros ammise di aiutare i nazi a confiscare i beni durante la sua giovinezza. Fondatore della Open Society Institute, come organo per destabilizzare la società, e muove 19.000 milioni di dollari. I suoi figli Jonathan e Alexander sono fondatori di JS Capital Management. Finanziarono la persecuzione nazi. Dieter Schwarz, multimilionario tedesco, 20.000 milioni di dollari, ha un monopolio chiamato Schwarz Group, di cui fa parte Lidl. Bernard Schwarz, finanziario multimilionario CEO di L'Oral Space Communication, si fuse con
Orion System, diretto da Kevin Patrick Power e Karen Nuggets, figlia del principe Pallavicini, che è una nobiltà nera austriaca. Loral Skynet, la filiale della Space Communication, Loral. Si chiama così Skynet a caso, come lo Skynet di Arnold Schwarzenegger il nero. Adesso andiamo avanti. Schwarzenegger è stato fotografato in compagnia di Jacob Rothschild e Warren Buffett. George Schwartz, o George Soros per gli amici, assieme a Peter Schwartz, assieme a Steven Schwarzman, assieme a Bernard Schwartz, sono tutti manipolatori della finanza mondiale per gli Schwarzenberg. Arnold Schwarzenegger è un principe della famiglia Schwarzenberg, il principe Karel Schwarzenberg. Ha un'identità ceca e svizzera. Suo padre era un cavaliere di Malta. La famiglia degli Asburgo lavora con la nobiltà nera italiana come cavalieri dell'ordine di Malta. E adesso la ciliegina sulla torta. Jack Black, uno dei vostri attori preferiti, discende da Jack Black, l'originale cacciatopi giudeo, personaggio alquanto famoso. È il padre di Jack Black, il discendente, il cantante, attore, famoso, simpatico. Il padre era Thomas Jacob Black, un giudeo, dal nome molto caratteristico. E la madre era Judith Cohen, altro nome importante, ingegnera aerospaziale che lavorava nel programma Apollo. Quindi gli Schwarz o Black, già avete capito adesso con questo documentario in che direzione vanno. Adesso volevo solo farvi vedere l'ultimo dettaglio, e che nella casa Black di Harry Potter lo scudo di questa casa Black di nuovo è rappresentato con corvi. Buona serata.